Contratto di rete, uno strumento in continua crescita, la situazione in Emilia-Romagna e quali iniziative mette in campo Unioncamere. In questi anni c'è stata una crescita di interesse molto forte da parte delle imprese per aggregarsi attraverso il contratto di rete. Rispetto a diversi strumenti del passato, il contratto di rete consente di mantenere autonomia in ogni impresa e di collaborare per attuare un programma comune. Sono quasi 1937 per la precisione le imprese dell'Emilia-Romagna che in un periodo relativamente breve hanno accettato un percorso di collaborazione su un programma comune. Il sistema delle Camere di Commercio ha accompagnato con iniziative di formazione che in 2 anni hanno coinvolto 1.400 soggetti questi percorsi e nelle prossime occasioni vorremmo anche accompagnare le imprese a proprio stipulare dei contratti su programmi che riguardano l'innovazione, l'internazionalizzazione, la messa in comune di know-how. In altri termini, in una competizione sempre più difficile in un mercato globale, l'impresa di piccola dimensione non può rimanere sola, deve collaborare con altre imprese e per mantenere la sua autonomia il contratto di rete può essere uno strumento molto utile. Thank you.